Stefania Fanelli, stamane sittile davanti alla prefettura con anche Potere al Popolo, lei è un esponente di Sinistra Italiana Marano, e con Federico Inquilini. Come è andata? E con soprattutto i cittadini. Noi crediamo che sia andata bene, perché stamattina siamo stati lì in presidio fuori la prefettura, perché già da tempo, ma l'ultima lettera, il 30 novembre, abbiamo scritto Sinistra Italiana e Federico Inquilini una richiesta di incontro urgente al prefetto di Napoli, visto il totale silenzio dei commissari su temi importanti, proprio in un comune sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata, come l'assegnazione dei beni confiscati alla camorra e quelli sequestrati per abusivismo edilizio, completamente devastati ad opera di ignoti, che erano proprio in procinto di essere assegnati ai cittadini aventi diritto. Bene, il viceprefetto ha assunto l'impegno di farsi promotore e da facilitatore con un prossimo imminente incontro con i commissari. Naturalmente al tavolo abbiamo perso anche temi importanti, come ad esempio l'illuminazione pubblica, e hanno concordato con noi che il tema dell'illuminazione pubblica riguarda immediatamente la questione della sicurezza e la legalità, perché una città completamente al buio, oltre a mettere a rischio l'incolumità delle persone, apre un terreno fertile per le attività illecite e criminali. Ma temi importanti come il taglio del trasporto locale, delle periferie in ginocchio, dalla questione del bando dei buoni spesa, ma soprattutto dalla questione di una macchina comunale completamente al collasso, che non riesce a dare risposte efficienti ai cittadini. Noi speriamo, perché già oggi pomeriggio con Gaetano Oliva ed io scriviamo un incontro urgente al prefetto, che questo sia il primo passo per un tavolo permanente su tanti temi su cui la città attende risposte, ad esempio sul piano urbanistico comunale. Sono molti i temi che ancora sono rimasti inevasi in questa città. Quindi vi aggiornerete sicuramente con la prefettura? Oggi pomeriggio, sì, assolutamente. Oggi pomeriggio insomma scriviamo una lettera di incontro ai commissari e la manderemo per conoscenza anche in prefettura, perché è questo che ci ha chiesto oggi il viceprefetto aggiunto, dottore Annunziata. Ricordiamo che Gaetano Oliva, chiedo scusa, è il rappresentante sindacale di Federico Inquilini, il presidente regionale, quindi con il quale state conducendo una battaglia, sì, proprio perché noi abbiamo per il diritto alla casa, per il diritto all'abitare. Presto faremo presentare anche un'interrogazione in consiglio regionale per chiedere la scadenza della proroga della graduatoria, e abbiamo messo al tavolo con il viceprefetto aggiunto che questi temi, queste vertenze riguardano assolutamente il ripristino della legalità. Non è possibile che sui beni confiscati e sui beni devastati, quelli acquisiti a patrimonio comunale, non ci siano state risposte. Un altro tema sollevato da Potere al Popolo Marano, mi sembra che ci sia un sit-in a giorni, quello dello stadio. Sì, assolutamente, quindi noi, perché ultimamente stiamo condividendo tante iniziative, quindi saremo presenti anche a questa prossima iniziativa. Quindi una sinergia politica che sta funzionando. La città ha bisogno di risposte, e le forze che hanno una visione chiara di società e anche di città devono assolutamente essere unite.